Oggi vi farò vedere come si fanno le trecce ungheresi. È un tipo di biscotto fatto di pasta sfoglia e pasta frolla intrecciata. Allora, noi tiriamo un pezzo di pasta frolla abbastanza alta e un pezzo un po' più corto di pasta frolla, cioè la sfoglia un po' alta, la frolla pure, però la frolla è un po' più corto. Facciamo arrivare fino a qui, della stessa larghezza, e diamo una piegata a 3. A 3 sarebbe così: 1, 2 e 3. Ecco. Voi che ne fate poca, lo fate con lo stennarello. Io adesso la passo un attimo a macchina. Ecco qui, deve essere un po' alta, mezzo centimetro. Ecco, pareggiamo i bordi. Delle strisce di un centimetro e mezzo, così. Sposto un attimo di qua. Una dietro con la carta da forno. Allora, guardate come si fa. L'allungo un pochino così, poi faccio di questo, così viene a treccia, vedete? Una mano avanti e una indietro, così, poi non è che faccio il prestigiatore, proprio così, ecco fatto. Questa è la treccia ungherese. Ancora, allora prendo così, incrocio le mani, poi quando avrete preso la mano è un gioco, è intrecciata così, si prende i lati e si mette qua. E così si possono fare anche i biscottini piccoli. Ovviamente, vi faccio vedere un esempio e poi tanto la farò vedere tutta. Delle striscioline così, però quelle piccole le facciamo tonde, che poi andranno glassate al cioccolato. Poi vi faccio vedere come. Adesso le mettiamo al forno e facciamo vedere come vengono. Al forno le dobbiamo mettere a 170-180 gradi, poi la cottura la vediamo, io non do mai il tempo esatto, comunque intorno a una quarto d'ora, 20 minuti massimo. Fra un po' le inforniamo e vediamo come vengono. Ed ecco qui le trecce ungheresi uscite dal forno, vedete come sono intrecciate pasta frolla e pasta sfoglia. Adesso gli daremo una spolveratina di zucchero a velo, o volendo possono essere anche per metà glassate al cioccolato, come uno vuole. Ed ecco qui. Poi per farvi vedere ho fatto anche quelle piccoline glassate a metà al cioccolato
e vengono così. Alla stessa maniera, soltanto che sono uniti a ciambellina.